Bentrovati telespettatori di Studio 98 con una nuova puntata del nostro settimanale Visti da Vicino sulla nostra emittente Studio 98 LCN 95 e Studio 98.2 LCN 633. Visti da Vicino oggi si occupa prevalentemente di Racalmuto, del Castelluccio di Racalmuto. Parleremo della domenica d'estate al Castelluccio, una iniziativa che si è svolta brillantemente lo scorso 23 giugno. Parleremo anche di altro, naturalmente ne approfitteremo grazie ai nostri illustri ospiti che sono venuti a trovarci qui nei nostri studi e che vado subito a presentarvi. Al mio fianco c'è Piero Carbone, scrittore, poeta, saggista, ricercatore, uno studioso. Buonasera Piero, grazie per essere qui nei nostri studi. E poi Angelo Cutaia, storico, presidente di Sicilia Antica, ma noto per tante altre attività svolte e che svolge tuttora nel quotidiano. Grazie per essere qui, grazie a voi, Angelo Cutaia. E poi il professore Domenico Mannella, direttore del coro del Terzo Millennio. Insomma, una puntata, io direi, per palati fini. Piero, è il caso di dire Allu Castigruzzu, un monumento incantevole ma abbandonato, nonostante l'impegno arduo, lo sforzo profuso in questi anni dal tuo amico qui presente, Angelo Cutaia. Speriamo che il palato fino non, poi non provoca la stitichezza, non vorremmo veramente provocarla. È stato veramente un incontro felice quello con Angelo Cutaia, e da questo incontro poi è nata questa iniziativa, come precedentemente ci siamo ritrovati anche alla Fondazione Sciascia per un'altra occasione e ci siamo trovate alla cantina del 2007 e al Castelluccio alla cantina del 2008 e al Castelluccio del 2007. Insomma, è una coppia culturale collaudata che di tanto in tanto si ritrova, ma non perché non avessimo noi i nostri impegni personali, professionali, ma è più forte di noi, forse perché abbiamo un desiderio, un sogno, come sentire, che non ci tiriamo da parte per contribuire a portare un po' di bellezza nel nostro ambiente, nel nostro paese, per così anche elevarci. È nato questo incontro casualmente, perché Angelo mi ha invitato a una conferenza sul Castelluccio, di cui lui ora vi parlerà. Era stato un semplice invito. Io ho detto che sarei andato, però guardandoci negli occhi, questo invito poi che ha generato tanti altri. Abbiamo ampliato l'offerta, sono nate altre iniziative, ma non giustapposte, ma quasi naturalmente. Come naturalmente un pomeriggio, fine aprile, assieme a Domenico, a Sergio Amato, Giuseppe Agnello, Dimitri Agnello, Nicolo Rizzo, Simone Stuto e Alfonso Rizzo, ci siamo ritrovati al Castelluccio a fare una passeggiata. Ora, fare una passeggiata al Castelluccio per i racalmutesi è una tappa sentimentale, che solitamente si fa nei momenti solenni, nei momenti di laica liturgia, per esempio il Ferragosto o d'estate con il lunedì di Pasqua. Noi l'abbiamo fatto fuori tempo, e però, anche se eravamo fuori tempo, abbiamo visto che noi eravamo in sintonia nel voler fare qualche cosa, mettendo, come quando facevamo gli spicchi da bambini, chi portava un pezzo di pane, chi portava un po' di provola, chi portava
quello che aveva in casa e poi si faceva lo scheticchio. E così anche noi in questo modo abbiamo fatto chi coltiva la musica, chi coltiva la poesia, chi coltiva la ricerca storica, abbiamo detto chi coltiva le muse della pittura, e allora ho detto mettiamolo assieme e poi è nato quello che è nato. Dunque una vera e propria sfida con ognuno di voi che dà il suo apporto. Angelo Cutaia, ormai da anni hai assunto la proprietà del Castelluccio di Racalmuto. Cosa non è andato per il verso giusto in questi anni? Ma purtroppo in Sicilia quando qualcuno fa qualche cosa è già colpevole. Allora io mi sono assunto l'onere, dopo che ho tentato invano per parecchi anni di far acquistare il Castelluccio al comune della Racalmuto, di salvare il salvabile, perché effettivamente dal punto di vista statico il monumento era in condizioni precarie. E quindi quando io l'ho acquistato, ovviamente con un enorme sacrificio finanziario, la prima cosa che ho fatto, mi sono fatto autorizzare la sovrintendenza al consolidamento e alla copertura, in modo che almeno si blocchi il massimo degrado e si cristallizza la situazione statica in modo da poter intervenire negli anni a venire, insomma assicurare il monumento alla posterità, perché questo è uno dei pochi Castellucci svegli sul pezzo in buone condizioni della Sicilia. E quindi noi abbiamo come territorio della Racalmuto un gioiello unico, architettonicamente ancora ben visibile e come dire, è fruibile nei suoi particolari, per cui anche se non è stato ben studiato dall'Accademia, dagli storici, ma qualche pubblicazione c'è, qualche articolo c'è, quindi è ben inserito ormai dagli studiosi moderni nel contesto dello scacchiere federiciano, tuttavia ancora non è valorizzato al massimo. Addirittura parecchi anni fa qualcuno diceva che l'edificio era più salvabile, addirittura in Consiglio Comunale si disse che non era il caso di insistere perché queste ruine ormai erano condannate, non c'era più motivo di spendere dei soldi per queste fabbriche che non avevano futuro. Io invece sono ingegnere civile, ci ho creduto, mi sono impegnato, non potendo far acquisire al comune, per il quale avevo peraltro preparato un progetto che poi non è stato mai inoltrato a Palermo, con il mio anche danno economico in qualità di progettista, ho visto che i proprietari erano sfiduciati, che non riuscivano a collocarlo sul mercato immobiliare, quindi il prezzo si era notevolmente abbassato, e quindi ho potuto, malgrado alcuni sforzi finanziari che tuttora durano, acquisirlo e incominciare a restaurarlo. Per farne che cosa? Per farne un contenitore culturale, per farne il museo di se stesso, per arricchire la nostra, come dire, il nostro patrimonio architettonico e culturale, per arricchire l'offerta culturale e perché no, per arricchire anche l'offerta turistica. Castelluccio potrebbe diventare meta turistica, e quindi nel contesto delle opere d'arte, architettoniche e paesaggistiche del nostro territorio avrebbe, come in parte già ha, un suo ruolo preminente, ma preminente solo nel caso fisico, diciamo, perché a Racalmuto ci sono altri contenitori culturali, come se possono essere in primis il teatro, la Fondazione Ciacia, il Castello Chiaramontano, che hanno ritagliato la loro fetta di offerta culturale, bene o male funzionante. Potrebbe funzionare tutto meglio se ci fosse un coordinamento, una regia generale, invece questi enti mi pare che vanno avanti ognuno un po' per i fatti propri. Tuttavia il nostro paese, Racalmuto, riesce a dare un'offerta culturale con delle mostre, con delle conferenze, con la visita dei monumenti stessi, che altri paesi non possono avere, non possono dare. Quindi Racalmuto dovrebbe attenzionare meglio il contesto del Castelluccio, il monte Castelluccio, la viabilità, l'accessibilità, che purtroppo difetta. Quindi molti turisti si avvicinano autonomamente con mezzi propri a Castelluccio e trovano difficoltà. Sì, in occasione dell'iniziativa del 23 giugno in tanti mi hanno detto io lasciavo la macchina piuttosto lontano, perché la strada, sebbene in quella zona vi siano anche delle residenze stagionali,
E comune della Valmotto si è disinteressato alla manutenzione delle strade, per cui salire fino al Castelluccio diventa problematico e molti si scoraggiano perché ha delle buone macchine moderne, quelle basse non possono attraversare la trasera finale di raggiungimento e quindi si scoraggiano. Ecco che stiamo vedendo delle immagini relative dell'iniziativa di domenica 23. C'è lei che parla in questo istante. Questa iniziativa nasce nel contesto delle manifestazioni storico-culturale di Sicilia Antica. La Sicilia Antica è presente pure a Valmotto con un piccolo gruppetto di iscritti, e quest'anno la presidenza regionale ci ha suggerito come tema una giornata medievale, e siccome la sede di Sicilia Antica a Valmotto è proprio nel Castelluccio, quale migliore occasione che valorizzare questo monumento, farlo conoscere perché non tutti lo conoscono, e quindi organizzare una serata medievale. Io ho preparato una piccola conferenza storica per illustrare i pregi del Castelluccio e mi sono rivolto all'amico professore Piero Carbone per ampliare l'offerta della serata, per ampliare gli eventi culturali. Così ci siamo recati dall'amico Calogero Messana a Monte d'Oro, che ha raccolto la maggior parte delle fotografie conosciute della signora Louise Hamilton Caico, una signora inglese che a cavallo del Novecento ha percorso il territorio tra Ragalmuto e Monte d'Oro e Serra di Falco, facendo delle ottime fotografie, prendendo appunti, pubblicando un libro, dove c'è peraltro un articolo su Castelluccio, che è stato tradotto in italiano 30 anni fa, ma siccome c'erano qualche defaianze, io ho chiesto alla signora Anne Chadwick Agro, una signora inglese in madrelingua, di riprodurre il capitolo, e la signora gentilmente è venuta ad illustrarcelo nella stessa serata. Quindi questo capitolo ritradotto è a disposizione di chi ne fa richiesta, anche per via telematica. E quindi abbiamo ripreso il Castelluccio nel momento del suo maggior abbandono, che fu agli inizi del Novecento, quando lo visitò la signora Caico, che era una signora molto romantica, che lo descrive in termini appunto decadenti. E quindi già vedete che tutta la manifestazione girava intorno al perno, al motivo Castelluccio. E non ultimo, per allietare e per supportare la serata, il maestro Domenico Mannella ha portato il suo valentissimo e apprezzatissimo coro a esprimersi in termini medievali con i Carmine a Burana, che sono stati molto apprezzati dal numeroso e qualificato pubblico presente. Ricordo che effettivamente sono venuti per essere giornalisti, per essere operatori culturali, da Argento, da Alta Riserva, pubblico, quindi sono venuti appassionati. E quindi vedete che il cerchio si va chiudendo, ma l'idea di Piero Carbone era andare ancora di più e di concentrare in due ore il messaggio culturale della Valmotto. Allora, cosa di più e di meglio che non far esprimere con le proprie opere d'arte gli artisti valmontesi, la neobattezzata scuola, come dice Piero Carbone, cioè pittori, scultori, una sorta di unione culturale, di collaborazione culturale veramente lodevole, tre maestri e tre allievi, maestri, Agnello, Maurizio, tre allievi. Gli allievi Agnello, Rizzo, Stuto. No, ho sbagliato. I maestri, Rizzo. Sergio Amato, Giuseppe Agnello, sì, e Nicola Rizzo. I tre allievi, Alfonso Rizzo, Simone Stuto e Dimitri Agnello, che è il figlio del per la prima volta. Artisticamente è un dato secondario. Artisticamente. Però diventerò il giovane Agnello. Sta percorrendo la sua strada non da scultore come il padre, ma da pittore, e già trova i suoi consensi. Quindi siamo stati onorati noi organizzatori
di questa serata, della disponibilità di questi artisti giovani, meno giovani, più affermati e meno affermati, che per la prima volta hanno voluto dare il loro contributo culturale, hanno voluto dare appunto un obolo culturale a Castelluccio portando le loro opere, che sono state apprezzate. Ecco, ancora fatto. Immagini, io direi suggestive. Questo a Castelluccio, Monte Castelluccio, in parte risanato, si capisce che i lavori di restauro non sono ultimati, consolidamento in buon parte ultimato. Ora ci vorrebbe il restauro, cioè la ripresa di alcune superfici, la definizione dei servizi esterni che non sono intervenuti. Anche in questo caso ci sono come sempre problemi burocratici. E purtroppo c'è qualche piccolo problema di qualche disparità di vedute con la sovrintendenza, niente di gravissimo, però purtroppo non sempre si è d'accordo sulle soluzioni da adottare e quindi capita che i lavori sono fermi, ecco, ma non sono bloccati, ma sono fermi. Sono fermi. Sono fermi per mia spontanea volontà, perché non voglio interferire con alcune decisioni della sovrintendenza e anche perché mi manca del fondo per fare il tutto, soprattutto per i fondi. Visto lo sforzo finanziario già negli anni, da parte sua. Purtroppo ho speso parecchio, io ho allenato anche i miei beni personali per arrivare a questo, però non sono pentito perché non si vede solo pane, si vede anche di soddisfazione morale. È vero. E quindi alla fine ognuno di noi deve lasciare un messaggio, deve lasciare una cifra leggibile anche alle future generazioni. La blocco un attimo, ingegnere Cutaia, tra poco le ridarò la parola. Mi è piaciuto all'inizio l'ingegnere Cutaia, professore Mannella, quando ha detto Arracalmuto chi fa qualcosa è già colpevole, e queste sono parole sicuramente pesanti dell'ingegnere Cutaia, ma mi collega ad un fatto appena accaduto a Racalmuto e che ho letto questa mattina, che a quanto pare si chiude lo stadio Giuseppe Lamantia di Racalmuto per un intervento di 3-4 mila euro. Questo è veramente incredibile, visto che a Racalmuto ci sono due squadre di calcio che dovrebbero disputare i campionati di promozione, e anche qui forse queste due squadre sono colpevoli di essere presenti nei tornei. Comunque è un altro discorso, un discorso sportivo. Ritorniamo al discorso prettamente culturale. Le affermazioni dell'ingegnere Cutaia sono sicuramente suggestive, belle, indietro c'è uno sforzo non indifferente. Il richiamo verso il Castelluccio si è visto anche da queste immagini, comunque c'è. E come? Mi veniva in mente poco fa una considerazione sull'affermazione che aveva fatto poco fa l'ingegnere: chi fa qualcosa è colpevole, ma subito dopo averla fatta, a sentirsi colpevoli sono gli altri. Ecco, secondo me, a sentirsi colpevoli sono gli altri che non danno il loro contributo, che non hanno fatto niente per realizzare le opere degli altri, e forse fanno di tutto per sminuirle oppure non dare il giusto valore. In questo senso, dopo la realizzazione, specialmente come in questo caso, di iniziative che hanno un grande successo, si può dire che esce fuori dall'ambito comunale, fuori dall'ambito provinciale, conosciuto così, e che lascia il segno nella storia del Calmuto, credo proprio che siano gli altri a sentirsi colpevoli e a sentirsi mancare qualcosa. Altra considerazione che mi veniva in mente mentre parlavate voi poco fa, Racalmuto, questa nuova Racalmuto, questa Racalmuto del 2000, che ha questo grande fervore nelle arti, nella poesia, nella cultura, nella storia, nell'ingegneria, dà anche a un grande fervore dal punto di vista musicale. Molti ragazzi, molte persone si esprimono attraverso la musica e svolgono attività varie in ogni campo musicale. Noi sappiamo per tradizione che Racalmuto ha avuto sempre una lunga e vasta tradizione musicale con altissimi risultati. Nella prima metà del secolo scorso due grandi artisti racalmutesi, Luigi Infantino, Salvatore Puma, si esibivano nei teatri di tutto il mondo. Oggi forse non ci sono ancora, non ci sono ancora artisti di questo livello che si esibiscono nei teatri di tutto il mondo. Forse in seguito potrebbero esserci, al momento no. Però noto che c'è una grande diffusione
del piacere della musica, del praticare musica, che prima non c'era. Mentre prima erano soltanto pochi, oggi praticare la esprimersi attraverso la musica è un'attività molto diffusa per il mondo. Ed è molto diffusa un'altra cosa: non isolare la musica in se stessa come campo artistico limitato e chiuso a se stesso, ma praticare la musica e collegarsi con tutte le altre arti, come abbiamo avuto già più occasioni e più modi di fare assieme a Piero Carbone e questa volta assieme anche ad Angelo. Prego, prego, certo, l'incontro, il dibattito serve anche a questo, confrontarsi, discuterne. Esatto, vorrei, diciamo, che ci soffermassimo sulla serata. Io ricordo una volta un premio di poesia, recitavo una poesia dove si parlava di ecatombe e sotto mi hanno messo il valzer, un valzer che era, non c'entrava niente. Quando con Domenico abbiamo pensato, diciamo, di coesistere in quella serata, la musica non era un riempitivo, ma la musica era evento nell'evento. E già lo abbiamo questo collaudato in occasione della presentazione delle poesie inedite di Colotti e Lembra Martorana, quando Domenico, sì, ma cosa faccio? No, Domenico, tu devi comporre delle musiche originali sul testo, perché in quella serata diventa il tuo contributo originale, diventa veramente. E così è stato, ha musicato i Fiori d'Amore, bellissimi, bellissimi, quella serata. Ecco ancora l'esibizione del coro egregiamente diretto dal maestro Domenico Mannella, il coro filarmonico terzo minuto. Venendo alla serata di Castelluccio, ecco, questa volta non sono state create delle musiche, ma Domenico ha fatto una certa scelta. Ecco, questo vorrei chiedergli. Che cosa hai scelto e perché in quella serata trovandoci a Castelluccio? Io dico soltanto una cosa, che la musica con la parola, con l'immagine, con gli altri interventi è incastonata in tal modo per cui non si capisce chi è la matrona e chi è l'ancella. Ogni espressione della serata è ancella dell'altra, sono in modo paritario, con una collana. E voi sapete che la collana è bella quando tutti, diciamo, gli anelli sono uniti tra di loro. Allora, Domenico, cosa hai scelto per quella serata che tra l'altro, diciamo, ha avuto un grandissimo gradimento? E perché? Allora, diciamo che per quella serata non si poteva fare altro che scegliere, non si poteva fare a meno che scegliere i Carmina Burana di Carl Orff, perché sono dei canti medievali che sono stati raccolti, che sono stati trovati XIII secolo. Del XIII secolo, quindi viveva, iniziava a vivere, iniziava a farsi vedere, iniziava a farsi mangiare, a farsi desiderare, iniziava a fare alla chiesa madre, la chiesa Castello, e il castello si alza, lo guarda, c'è il Castelluccio, un po' come dire, se vuoi andare più in alto devi andare al Castelluccio. Ecco, potremmo pensare così. Con la musica è la stessa cosa. Con questi brani medievali, eseguiti, ecco, direi abbastanza bene, abbastanza dignitosamente dal coro di Recamuto, formato da tutti i giovani e meno giovani, come si diceva, abbiamo avuto l'occasione di sentire l'acustica medievale, l'acustica dal punto fisico, dal punto di vista fisico-acustico, che non è una cosa che si può fare ovunque, che si può fare sempre. E poi dare la possibilità agli intervenuti di ascoltare la musica medievale subito dopo una relazione storica che parlava di medioevo, di castelli, di signori, di vendite, di controvendite, di segnali visivi di giorno, di segnali con il fuoco di notte, era sicuramente una cosa fantastica, bellissima. Poi, a proposito di quanto diceva Piero, del sottofondo musicale che più o meno vengono scelti per essere eseguiti assieme alle poesie. Anche questa sera Piero ha recitato una bellissima sua poesia, intitolata proprio O queste due sonine.
Castelluzzo mio. E come le altre volte, Pietro mi dice: la pensaci tu, fai tu. Leggo qui commento musicale di melodie prettamente medievali. Ecco, quindi come meritano tutte le poesie, si chiamano a quella famosa arte del melologo. Il melologo è un'arte musicale che permette al musicista di improvvisare, di comporre nello stesso momento in cui suoni una melodia che sia adatta nello stesso momento in cui sente le parole della voce recitante, in cui sente la poesia, ed è quello che ho fatto io. Naturalmente, trattandosi di O Castelluzzo mio, ambiente medievale, storicamente tutto chiama al Medioevo, non potevo utilizzare dei suoni tipo il pianoforte, nato nel 1722, sarebbe stato fuori tempo, fuori storia. Ho utilizzato un effetto di clavicembalo, proprio di spinetta o di clavicembalo sottile sottile, e ho improvvisato delle melodie mentre Piero recitava. Cioè, la forma di melologo nel vero senso... Professor Mannella, da quanti anni esiste ora il coro filarmonico tessinese? Il coro filarmonico, diciamo che ora sta raggiungendo... Il ventennio. Ah, sì, sì, tra qualche anno faremo 20 anni di collaborazione, di attività musicale, e se ci riusciremo ad arrivare tranquillamente, probabilmente organizzeremo qualche cosa. Bene. Che sottolinei questa nostra insistenza. Certamente. Ingegnere Cutale, mi permetta di dirle francamente una cosa che mi è piaciuta tantissimo nella realizzazione di questa iniziativa del 23 giugno è stata quella che non avete coinvolto alcun personaggio politico. E da qui l'ottimo risultato nella riuscita di questa manifestazione. Francamente, non vedo qui coinvolti personaggi politici, e questo già è un grande passo in avanti. Né mai ci sono stati e né mai ci saranno, perché l'attività culturale della Sicilia antica è sinceramente apartitica. Bene. Se mai si dovesse invitare qualche figura istituzionale, allora magari... Quello è un altro discorso, ma, è giusto. Politici, politicanti, gente che fa attività pro nomo sua, Castelluccio non la vedrete mai, per un modo di vedere tutta questa, come dire, questa fioritura culturale intorno a questa... Questa massa. Salsa, sì. Esatto. Allora, poco fa io ho messo... di parlare, perché mi ripromettevo di farlo adesso, dell'intervento poetico di Piero Carbone, perché oltre che organizzatore della serata, Piero Carbone l'ha anche diretta sul momento e ha voluto dare il suo contributo artistico e poetico con una composizione un po' datata, non redatta per l'occasione, però un suo anelito spirituale e culturale e romantico nei confronti di questo monumento simbolo della laicità ragalmotese. Io dico sempre che il Castelluccio è il tempio laico dei ragalmotesi. I ragalmotesi fanno il viaggio alla Madonna del Monte e poi vanno a fare la passeggiata a Ragalmuto, al Castelluccio, forse perché è elevato, forse perché c'è una bella vista, forse perché da lì si gode il panorama e si abbraccia tutto nelle sue interezze, tutto il nostro paesello, non lo so, per la tranquillità dei luoghi, per una certa selvatichezza, se vogliamo. Io penso tutto questo, e Piero Carbone in più di una poesia ha espresso questi sentimenti, giustamente era il caso di ribadirli in una serata come questa. Se Castelluccio fosse una donna saremmo in un duello americano, perché su Castelluccio lo sto cantando in tutte le salse, facendolo assurgere, però per fortuna non si paga neanche il diritto d'autore, perché altrimenti tutti i pensieri rivolti a Castelluccio, Angelo veramente sarebbe ricco e straricco. E parlando di soldi, io penso che non vada posto che ci sono i politici o non ci sono i politici, possono esserci tranquillamente perché sono esseri umani, e ci manca, anzi dovrebbero essere. Diciamo che la cosa
bello e brutto è che non c'è stato neanche, diciamo, il coinvolgimento dell'istituzione, se l'istituzione significava, diciamo, era un finanziamento, non c'è stato il finanziamento. Non c'è stato, l'unico omaggio che abbiamo dato noi agli intervenuti è stata questa locandina ricordo, stampata in proprio, proprio, diciamo, per storicizzare l'evento. Però c'era una cosa che anche per avere il simbolo del ricordo, del ricordo, esatto, va bene, diciamo, il gratuito va bene, ma perché questa manifestazione, se si doveva veramente, diciamo, non meno di 10.000 euro, anche 15.000 euro, perché a pagare anche gli spostamenti, a pagare un volontariamento pazzesco, diciamo, a parte l'impegno economico di Angelo, perché quando ha tolto la faccia, il manovale gli ha sistemato la stradella. Però dico, una buona o una cattiva regola? Prima dico quella cattiva, e poi quella buona. E per cattiva cosa intendo? Va bene, senza soldi, benissimo, perché se uno ci tiene, ci mette del proprio. Io ci sono abituato. Ma una in senso lato amministrazione, perché a me non interessa né commissario né sindaco né assessore, io sto parlando dell'amministrazione della mia casa, che è della nostra casa comune, che è, diciamo, il luogo dove abitiamo. Però cosa vorrebbe? Vorrebbe e si dovrebbe valorizzare l'insieme delle risorse, metterle in rete e fornire le strutture. Ma se pensate che il 23, ma dobbiamo cambiare data la prossima volta, caro Angelo, il 23 marzo c'erano 5-6 manifestazioni. Il 23 marzo, quando abbiamo fatto la manifestazione, che si doveva fare al teatro, a due giorni purtroppo, senza dare colpa a nessuno, però voi capite che significa a due giorni con una manifestazione intitolata Nicolò da Martinale ritorna al teatro, che poi si sposta alla fondazione. Sì, insomma, un nonsenso. Ma c'erano veramente tante manifestazioni, per cui tanti fotografi che esponevano a Castelluccio, che volevano, al castello, che volevano venire, non sono potuto venire. Dico, la stessa cosa, ora il 23, perché si era programmata prima, era programmata dopo, però dico, un'amministrazione deve valorizzare queste risorse, ha il dovere di farlo. E allora se c'è una stradella che fa schifo perché mette, diciamo, in pericolo l'incolumità delle macchine, delle persone, ecco, favorisce la stradella. Se quella stradella porta a un monumento, a una tappa, a un sito di Racalmuto, dove avviene qualche cosa di positivo per i racalmutesi, dove nessuno lo fa per lucro. E magari metterci anche i vigili urbani, mettere dei volontari. Allora dico, ma questo non è rivolto contro nessuno, è rivolto contro noi stessi, contro noi racalmutesi, certo, stessi. Certo. Dobbiamo sapere riorganizzare, altro che dire va bene. Tra l'altro è stata proprio l'attuale ministro della giustizia Cancellieri, durante la sua prima visita qui a Racalmuto, a dire: organizzatevi, costituite una consulta. Questa mi sembra che sia più di una consulta. Sì, ci siamo organizzati, però non abbiamo avuto, diciamo, nessuno, ma anche, diciamo, a parte qualche sensibilità, e voi siete tra queste, giornalisticamente parlando, anche, diciamo, persone che seguono gli avvenimenti culturali, qualcuno a lamentarsi di questa stradella, dire ma come? Avviene un avvenimento che si ritiene meritevole. Ancora belle immagini. Belle immagini, e poi è irraggiungibile. Nessuno si è immedesimato. Ma perché? Oppure alcuno addirittura, a proposito del peccato del fare, del gattopardiano, peccato del fare, la notizia prima la snobbano, poi la riconosco a denti stretti, non potendo magari, diciamo, un alone di non so che, ma no. Non deve essere così. Riconosciamo quello che facciamo gli altri, perché ci rafforzerà a affrontare. Questa è quella brutta, diciamo, che poi dovrebbe essere quella bella nel sapere valorizzare. Cambiamo la data la prossima volta e non ci saranno più problemi. 23 basta. Quella bella, 23. Quella bella. Quella bella è che ogni anno, da 19 anni, un drappello di italoamericani capitati da un altro pazzo, che poi è anche professore universitario alla St. John University, ma è siciliano,
viene a fare il tour della Sicilia e visita i luoghi canonici. Il professore Cipolla ha scritto una grammatica in inglese sul un dialetto per i figli degli emigrati, per gli americani. Ebbene, a Palermo ha donato diciamo, ufficialmente alla mia scuola questa grammatica, ma noi, visto che adottiamo il Castello di Mare Dolce, quale migliore occasione di celebrare questo incontro al Castello di Mare Dolce, che è un'altra realtà veramente, un altro spasimo, diciamo, rabbeggiante da valorizzare. Allora, c'è poco da fare, noi abbiamo sempre il pensiero fisso alle nostre origini, che è il mezzo di misura della bellezza nel mondo. Così ho avanzato l'ipotesi che, visto che vanno a Naro, dico, perché non possiamo farla da Calmuto? E caro Angelo, il professore Cipolla, purtroppo ha detto di sì. E dicendo di sì, ora vengono i brividi, non solo organizzatori, e quindi caro Domenico, questo connubio a tre, questo triangolo va, questa coesione collaudata. Ma ora diciamo, come quando vengono in casa all'improvviso visite e c'è il letto disfatto, però ecco, sono un poco mortificato, come si fa a portarli con un pullman al Castelluccio, o come si fa ora a dire di no? Certo, perché certo. Vergognarci ora non, delle cose belle? Ora perché? Non ci si può tirare non indietro. Non ci si può indietro. E allora questo veramente dovrebbe farci riflettere. Allora, ecco, in questo dovremmo coadiuvarci e rafforzarci, altro che pensare sempre di etrologie inutili e infondate, anche perché una volta uno sale sul palco e fa l'attore, un'altra volta si siede in platea e fa l'applauso all'attore di turno, non viene tolto spazio a nessuno. Ecco, questo diciamo è l'auspicio per le, valga anche come regola, ecco, diciamo, tra di noi, perché secondo me ci guadagneremo a tutti. E vorrei ringraziare in particolare, ma non per sottovalutare diciamo, l'impegno degli altri, semplicemente perché i racalmutesi, anche che operano nel campo dell'informazione, della televisione, diciamo, per cortesia, diciamo, me lo concederanno, vorrei ringraziare Anna Maria Scicolone, certo, la collega, che sì, da non racalmutese ha adottato, diciamo, questo evento. Sembra che ci siano delle foto in cui c'è Anna Maria Scicolone. Sì. E con affetto, con competenza, ha annunciato con i suoi mezzi e poi anche mi è venuta al giorno della manifestazione. Ecco, siete organizzatissimi, Anna Maria Scicolone è immortalata proprio con Piero Carrone, un'espressione diciamo di contentezza. Un ringraziamento, ecco, veramente c'è da dire una cosa, ecco, che un'altra foto ancora. Per esempio, un'amministrazione che ti mette a disposizione l'ufficio stampa per pubblicizzare l'evento. Noi abbiamo fatto tutto con le nostre mani, un'email a Studio 98, sì, generosamente avete mandato voi un operatore con le vostre spese, perché anche voi diciamo non avete, certo, ma l'abbiamo avete fatto con piacere, ecco questo, sì. Avendo capito l'importanza, la valenza di questa iniziativa. Esatto. E poi diciamo, dobbiamo dire che ci siamo avvalsi di Facebook, anche del blog. Qualche sito, il nostro, forse malgrado tutto anche. Sì, ma soprattutto a monte, devo dire, diciamo, il blog, il mio blog Archivi e Pensamenti. Archivi e Pensamenti. Perché, sì, diciamo, per quale motivo dico? Perché è uno strumento fai da te, di una facilità diciamo estrema, ma la facilità evidentemente non corrisponde diciamo con la diffusione, un passaggio studio 98 diciamo, certo, è più efficace, hai voglia, però ecco, vanno citati questi mezzi che se valorizzati adeguatamente diciamo possono avere il loro esatto brutto, sì, non ne fanno come prima poteva sembrare, poteva essere, che le notizie passavano attraverso la strettoia diciamo obbligata di alcune persone che se erano diciamo di larghe vedute e ti benvolevano e allora ti accorgono e ti davano notizie, altrimenti
o ti ignorano, oppure danno la notizia per non dire che non la danno, però sarebbe meglio che alcuni meglio non la dessero, perché la deformano, la giustano, la minimizzano. E lì la notizia diventa dannosa. Dannosa, esatto. Esatto, diciamo, evidentemente il mio è un discorso generale, rivolto a tutti e a nessuno. A proposito del tuo blog Archivi e Pensamenti, professore Mannella, così poi facciamo intervenire ancora l'ingegnere Cutaia, Piero Carbone ha scritto una frase secondo me significativa che raggruppa tutto. La vera scommessa è questa: vincere l'accademia attraversandola, non ignorandola. Bisogna attraversare davvero gli ostacoli e non ignorare, come spesso accade appunto dalle nostre parti. Sì, sì. E io credo di avere grande esperienza in questo campo, nel mio campo musicale, anche perché con il coro è una formazione di circa 25 elementi, e 25 elementi che sono tutti intenzionati ad attraversarla, ad attraversare, a superare queste difficoltà e ad accoglierle prima di tutto con grande passione, con grande piacere e con grande convinzione, perché va fatto così, visto che se non si fa così non si fa niente. Allora questo è l'unico modo, e io mi sono sempre ritrovato in piena sintonia con tutti i componenti del mio coro nel dare il nostro contributo ad attività di questo tipo, e siamo riusciti sempre tutti a far andare avanti e a far andare avanti anche con quel poco di musica che noi portiamo avanti sempre. Speriamo di riuscire a farlo ancora, visto che c'è ancora già qualche cosa che bolle sotto la pentola. Grazie professore Mannella. Ingegnere Angelo Cutaia, qui si deve entrare nell'ottica che il Castelluccio non è soltanto proprietà privata dell'ingegnere Angelo Cutaia, ma serve per questo rilancio culturale. Ma infatti io penso intanto che io sono il custode pro tempore, sì. Non è che chissà quanto, cioè, il Castelluccio ci sopravviverà tutti ancora per parecchi secoli. Il Castelluccio è la punta di un iceberg culturale, mi spiego meglio, è posto sopra una montagna che nella sua interezza non è stata ancora villettizzata, non è stata ancora sfruttata in modo speculativo, e come gli orologi fermi da volta al giorno indicano l'ora esatta, chissà che prima o poi non verrà il tempo per il Monte Castelluccio di indicare l'ora esatta. Vado in particolare. Il Monte Castelluccio ha tante valenze storico-culturali. Nel Settecento Gian Novelle si partì da Agrigento in Calesse o a cavallo per venire al Monte Castelluccio, dove gli avevano segnalato le particolarità geologiche, cioè che c'erano 5 differenti tipi di pietre costituenti il monte. E lui lo scrive poi. E Castelluccio è sede di masserie, è sede di ovili, è sede di robe, cioè le case antiche di origine araba. Conserva ancora quasi tutte le sue trazzere, tranne qualche tronco usucapito, o meglio occupato. Ha ancora i pozzi a cupola, ha ancora i muretti che delimitano le proprietà con pietra calcarea a secco, ha ancora, malgrado gli incendi che sono una piaga annuale e che proprio in questi giorni ricominciano a devastare la sua coltre vegetale, ha ancora delle peculiarità agricole e sia di natura antropica sia di natura selvatica, che lo rendono un unicum in Sicilia. Quindi noi nel Castelluccio abbiamo ancora dei campi che sono coltivati secondo millenarie culture introdotte dagli arabi, così come abbiamo delle isole felici, delle piccole zone di vegetazione autoctona sopravvissuta a qualsiasi depauperamento, a qualsiasi devastazione, a qualsiasi incendio, e mi riferisco in particolare ai boschetti di lecci che ci sono nella sua parte a nord, dove c'è la grotta del Remita, al boschetto ormai ridotto ai minimi termini di pioppi che c'è vicino all'acqua del Barone, e a qualche isolato ma ancora presente olmo,
Quindi vedete che il Castelluccio presenta ancora una flora spontanea, oltre che tutte quelle colture di origine araba, quindi mandorle, olive, pistacchi, fichi, eccetera, sommacchi, che ci parlano di epoche lontane, di quando ogni fazzolettino di terra, direi ogni metro quadrato di terra, era coltivato. Ora con l'industrializzazione agricola questi terreni, che sono minimi e accidentati fra le balze rocciose, non è più economico coltivarli, se non come un hobby personale da pochissimi residenti, che pur tuttavia vi sono pure sul Monte Castelluccio. E quindi il Monte Castelluccio avrebbe bisogno di un'attenzione istituzionale affinché una buona parte della sommità, appunto per queste valenze, venisse dichiarata zona di interesse comunitario e quindi vincolata paesaggisticamente, dove la costruzione potesse avvenire in modo limitato, con volumi limitati, con sistemi tradizionali. Tra parentesi, una buona parte di questi terreni sono annessi al Castelluccio, quindi è giusto che il Castelluccio, oltre ad avere un vincolo storico-culturale secondo il decreto dei beni culturali, abbia anche una protezione paesaggistica attorno, e in qualche modo vada anche contro i miei interessi. Volessi vendere qualche pezzetto di terra, poi non si potrà fare se non per intenti non speculativi, semmai culturali. Io avevo anche presentato un progetto alla regione per realizzare un frutteto storico, dove allocare all'interno di specie tutte autoctone siciliane un ficheto storico, dove sarebbero comparse 38 cultivar diverse di fichi tutti siciliani. Per inciso a Ragalmuto si coltivano una... Diciamo il nome? E qualcuno? Ancorenata e così via, la Natalina, la Panatica. Cioè a Ragalmuto abbiamo una decina di cultivar di fichi che sicuramente risalgono ad epoche molto antiche, quando la loro coltivazione, il loro prodotto integrava la dieta del contadino, specialmente nella qualità di frutto secco nell'inverno, erano un sostituto del dattero, se vogliamo, che ancora oggi in minima parte sopravvivono, io ne coltivo qualcuna per lasciarla ai posteri, che invece sono già attenzionati dall'assessorato agricoltura. Però è al momento che io presento un progetto per avere un piccolo contributo per fare il fichetto storico, non mi viene approvato. Niente. Ecco, allora ecco che io non lotto solo per il monumento Svevo, che è un unicum nella nostra zona, ma anche per la conservazione del portato culturale, sia antropico che naturale, di tutto il Monte Castelluccio. Piero, da quello che dice l'ingegnere Cutaia, se vince un vulcano storico, culturale, ma anche agricolo. Agricolo, culturale, però lo collego, diciamo, alla linea del tempo. Cosa voglio dire? Un verso di Danilo Dolce: se mio padre non piantava olivi, io li trovavo, diceva Danilo Dolce. Così Angelo: se non si conservano oggi queste piante di fichi, rischiano l'estinzione. Così come, perché noi questi incontri artistico-culturali li strutturiamo, li impastiamo, li combiamo in questo modo? Forse perché nel 1975 a Ragalmuto, quando non c'era il teatro, quando non c'era il castello, quando non c'era tanti contenitori, non c'era niente, e però servendosi di quello che avevamo in quel periodo, l'Arena, il Cine Teatro Vittoria, l'Arena, sì. Ebbene, io ricordo una serata magica, di cui io invito Domenico a rievocare alcuni particolari da tanto tempo, lo sollecito, e però forse ha maturato dentro quella idea di non fare il solito recital di poesie, che è una delle cose di una noia mortale, da allontanare definitivamente, ma questa forma di teatro totale. Così anche nell'85, per esempio, assieme a un gruppo di studenti abbiamo fatto Smaragdos, arti in coordinamento, ricerca etnografica, dove c'era di tutto, in questa voglia, ma non di affollare, ma di variare.
Ecco, e se mio padre non piantava olivi, forse io li trovavo, se non c'era quella manifestazione, forse oggi saremmo qui a parlare in questi termini. E se non ci fosse, diciamo così, anche per il futuro, quello che abbiamo, non ci fosse stato quello che abbiamo fatto nel nostro piccolo, si capisce, futuro, nel futuro ci saranno alcuni che, diciamo, fruttificheranno questi eventi. Domenico, un omaggio a quell'avvenimento mitico, perché dirà, basta citare i nomi, come è nato, lo spirito, e veramente si evince che la vera risorsa umana è l'uomo con i suoi sogni, con la sua, il suo disinteresse, con la sua, diciamo, chiaro, pazzia. Sì, sì, mi hai, caro Piero, mi hai richiamato alla mia memoria quei momenti, quegli eventi, e mi faceva fare, ecco, considerazione del tipo, anche allora mi riferisco al 1975-76, quindi sì, all'incirca 38-40 anni fa, qualcosa del genere. A tal modo c'era anche allora questo movimento di giovani che voleva organizzare, fare, mettere, esprimere il piacere di vivere, il piacere di stare insieme, esprimere tutte le cose positive che si possono esprimere nella vita con questa manifestazione. Allora a tal modo c'era il gruppo folcloristico Avi Reneta, primo gruppo folk di Ragalmuto, dal quale io facevo parte, tantissimi altri ragazzi facevano parte, che ancora oggi danno contributi musicali. E organizzammo, c'era anche Piero in questo gruppo di giovani che volevano fare, organizzammo una serata in questo teatro in cui mettemmo insieme la musica, la danza e la poesia. Ma la poesia no, il ragazzino che scrive la poesia con l'appassionato, l'amatore di poesia, così riuscimmo a mettere insieme, a fare venire il Ragalmuto, io direi il rappresentante della poesia siciliana che c'erano allora, a cominciare da Bernardino Giuliana Sancatallo, Ignazio Russo, Sciacca, ormai tutti scomparsi, e Ignazio Buttica, magari. Ignazio Buttica che viene a Ragalmuto, mi ricordo qualche anno fa Piero ha inaugurato una piccola targhetta, una piazza che è stata inaugurata. Abbiamo rivitalizzato un gemellaggio culturale rispolverando l'aggancio non solo con Sciascia che ha scritto la prefazione del poeta in piazza, ma con Giuseppe Pedalino di Rosa, che era notaio e poeta a quel tempo affermato, quando Buttitta, diciamo, compitava e sillabava ed era compare e gli si rivolgeva con grande rispetto. Per cui, per inciso, mi permetto di dire che Buttitta inizia la sua carriera con una calmutese, sì, e diciamo, sì, la conclude con sì, altro. Sì, sì, sì. Ecco, mi faceva venire in mente un'altra cosa quando ha detto Pedalino di Rosa notaio e poeta. Qualche giorno fa leggevo su Corriere della Sera i riferimenti che ci sono alla scuola siciliana del Medioevo, Jacopo Valentini, il sonetto, e i notai riempirono nel 1200 lo spazio vuoto tra un rigo e l'altro che rimaneva, ecco, per evitare che altri potessero farlo, con delle loro composizioni, con delle poesie. Già nel 1200 i notai erano poeti. Pedalino di Rosa ha poco fa notaio e poeta, guarda caso, ecco, guarda caso. O ritornando al discorso di poco fa, la serata era calmuto, con la poesia, con la musica e con la danza, una serata meravigliosa. Io ricordo ancora il momento in cui entrò sul palco Ignazio Buttica, massimo silenzio, l'attenzione, la concentrazione, tutti gli animi fuori, ora chissà che, e se ne venne fuori, con quella con quella sua voce, con quell'accento tipico bagherese, ma con l'espressione, con il suono della sua voce, e toccava le corde degli animi di tutti i presenti. Serata meravigliosa, meravigliosa. Magari potessimo in seguito, certo, ripeterne delle. Per chiudere questa puntata di Visti da Vicino, ingegnere Angelo Cutaia, c'è entusiasmo da parte di Piero Carbone, del professore Domenico Mannella? Questo evento sicuramente ha avuto e potrà avere una ricaduta positiva per il Castelluccio. Una cosa è certa: l'ingegnere Angelo Cutaia, coadiuvato da queste splendide persone, non si arrenderà. Certamente no. Intanto vorrei ricordare che
la manifestazione e hanno collaborato anche la signora Anna Ciatri, la signora Gabriella Testa, Calogero Messana di Montedoro con le foto selezionate, collazionate, ingrandite dei dintorni del Monte Costelluccio da parte di Calogero Messana a Montedoro, i nostri artisti, mi scuso poco fa per il lapsus, su Sergio Amato. Sergio Amato è uno dei due cuori di questa, uno dei due più anziani, diciamo, di questo gruppo, l'Agnello, poi gli altri sono, anche se maestri, più giovani. Sì, Niccolò Rizzo. Niccolò Rizzo, i quali lavorano con una sintonia amorevole e particolarissima, veramente commovente. Un ballo da calmotese, ma per dire, diciamo, l'aspetto delle tecniche integrano la loro arte. Eccole qua. Agnello, Dimitri Agnello, Simone Stuto, che veramente lavorano in sintonia, si vogliono bene, sono amici fra di loro, l'un con l'altro si apprezzano, e sono sicuro che questo clima così idilliaco, per i giovani almeno, è di sprone e di aiuto. E allora tutte queste persone coinvolte a lavorare per un evento culturale a Castelluccio, che cosa ci vuole dire? Ci vuole dare un po' di coraggio, come era Calmutesi, che abbiamo in noi, anche al di là delle istituzioni, la possibilità di offrire un apporto culturale alla vita comunitaria. Quindi il nostro paese, con queste manifestazioni di volontariato culturale, si riappropria della propria identità, delle proprie tradizioni, prende coraggio per andare avanti malgrado gli eventi negativi che lo hanno caratterizzato negli anni scorsi, si propone alla provincia, alla Sicilia intera, come comunità positiva, in positivo, che guarda avanti, che guarda al futuro, consapevole delle proprie possibilità. Chiudiamo veramente in bellezza, Piero. Mi piace ricordare un altro nome, a proposito della poesia, un Castelluccio che ho scritto, diceva, delicatamente, Angelo diceva, datata, sì, datata è anche, diciamo, ingenua se si vuole, non dico infantile, però l'ho composta quasi di getto, anzi di getto a 13 anni, 13-14 anni, e quando... Sì, vino vecchio. E quando l'ho letta a Eugenio Napoleone Messana, con il quale stavamo lavorando alla recita, perché lui per la prima volta ha prodotto dall'italiano, in dialetto, e facevo le prove sul terrazzo, io facevo il genere di Castelnuovo, Leone, Viaggio, fece il primo conte, eccetera. Ebbene, lui rimase così benevolmente colpito di questa poesia, e io altrettanto, perché io piccolino immaginavo, per me Napoleone Sara era un mangiapreti, era un rivoluzionario, un comunistaccio, cioè, e poi avendo a che fare con l'uomo, uno scopre veramente, diciamo, tanta umanità, diciamo, e purtroppo, diciamo, subito dopo è morto, tanto che poi, diciamo, nell'integrare nella successiva recita la figura della contessa, diciamo, me ne sono assunto la responsabilità, ma sicuramente probabilmente avrebbe approvato, diciamo, questa altra scelta. O Castelluccio mio, da te scordare in capo la montagnola abbandonata, d'un circo rosso lo sole ti circonna e in pace lo paese può tagliare secoli, dimmi quanto ha sperato questi macini di rocca a sostentare, se per carie quanto l'ha veduto nel tuo paese che ti vuole scordare. Sicuro e fermo, arrivato nell'antro del tuo paese, tu senti sciusciare lo vento e qualche rocca che già sutta sempre cade. Ancora vedo mio, cancato a stare, come un'aquila con gli occhi rifagni, che accovacciata in capoluova ad accovare, ad accovare, ad accovare. Grazie a voi. Bravo, ecco la recita di questa poesia del poeta scrittore Piero Carbone. Chiudiamo questa puntata di Visti da Vicino, incentrata su cultura, storia, musica. Grazie
al Castelluccio di Racalmuto. Grazie anche alla presenza dell'ingegnere Angelo Cutaia, presidente di Sicilia Antica e lo Storico, e il professore Domenico Mannella, direttore del coro Terzo Millennio. Davvero grazie a voi, grazie a tutti, veramente. Davvero una puntata interessante. Ringraziamo i nostri telespettatori per averci seguito. La prossima settimana ancora qui con un tema naturalmente diverso qui su Studio 98. Arrivederci.